È un database che serve appunto a descrivere qual è lo stato di sviluppo del nostro territorio e quali sono le tendenze di sviluppo spontanee che, questo esprime. Partiremo da questo per poter decidere e vagliare dove andare ad investire, quali sono le funzioni presenti o assenti in un territorio, quali sono quelle ridondanti e quindi mettere in atto quegli strumenti correttivi, verificando oltretutto se questo sviluppo spontaneo del territorio sta andando o meno nella direzione di una visione più strategica della nostra città. Nello storico Salone delle Grida della Camera di Commercio di Napoli stamattina è stato presentato il progetto di geomappatura con un database delle iniziative economiche in progress sul territorio della provincia di Napoli. La piattaforma si chiama SIMPRE, Sistema di Monitoraggio Progetti in Edilizia. È stata realizzata dall'Associazione Costruttori Edili di Napoli con l'ausilio finanziario della Camera di Commercio e fotografa le iniziative imprenditoriali ed economiche in corso sul territorio dei 92 comuni della città metropolitana di Napoli. Una piattaforma importante in primo luogo perché utilizza ovviamente le tecnologie digitali, quindi garantisce una massima accessibilità. L'accessibilità significa anche trasparenza, significa anche la possibilità di costruire dei percorsi comuni in questa fase in cui ci sono anche grandi investimenti e grandi possibilità di trasformazione delle città legate al PNRR. Avere questi strumenti avanzati sicuramente aiuta il dialogo tra le istituzioni, le imprese e i cittadini. Spero che Napoli cambierà nel senso che possa andare incontro alle esigenze delle imprese e quindi dei cittadini. Io quando parlo delle imprese parlo delle imprese anche in veste di cittadini e anche dei cittadini residenti che possono fare il bene delle imprese se vivono in una città vivibile.